Ragazzi, mi raccomando, guardate tutto quanto il video perché ho bisogno dei vostri commenti. Voglio portare una serie su Foot. Ho speso circa 200 euro di FIFA Points per cercare di trovare più giocatori possibili. E in base a tutti quanti i giocatori che abbiamo trovato in questo video, fatemi sapere se riusciamo a costruire una squadra, oppure se mi consigliate di vendere tutti per prendere magari un giocatore forte IF della Serie A, su cui magari fare una serie in futuro. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giù360, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati dopo tantissimo tempo con un pack opening sul mio canale. Era da circa un anno che non portavo un video del genere e oggi che c'è praticamente il mondo da trovare, ho deciso di dare un'altra opportunità a questi pacchetti. L'ultima volta sono stato sfortunato, non ho trovato niente. Questa volta che c'è veramente di tutto da poter trovare, ho detto proviamo a fare un video sperando di essere fortunati e di trovare almeno un giocatore forte. C'è anche la squadra della settimana con un certo Suarez 94, quindi i giocatori ci sono. Abbiamo anche 24.000 FIFA Points e io spero, come ho detto prima, di trovare veramente almeno un giocatore decente. Fatemi sapere se volete più spesso video sul mio canale. Dipende molto da come va questo pack opening, perché se non trovo niente neanche questa volta io ci rinuncio. Già l'anno scorso mi sono ripromesso che era stata l'ultima, quest'anno ho detto riproviamoci, vediamo un po' se troviamo qualcuno. Se magari trovo qualcuno di forte posso anche giocare qualche partita, farci una squadra, perché al momento non ho praticamente nulla. Quindi dipende tutto da come va questo video. Guardatelo fino alla fine perché in base ai giocatori che troviamo poi possiamo decidere se magari farci qualche serie sopra, non lo so. Guardate tutto il video e poi decideremo insieme. Ci sono 3 pacchetti speciali, posso aprirne 7 di questi da 125.000 crediti e 2.500 FIFA Points. Io direi di partire col botto, ne abbiamo 24.000 e partiamo con il primo pacchetto, 2.500. Vediamo un po' e speriamo di essere fortunati. Dai, almeno un giocatore forte voglio, vediamo un po'. Tutti i colori io non li so, non capisco niente se è forte o no fin dall'inizio. Comunque abbiamo Benzema, ok, 86, l'unico giocatore forte che si poteva trovare in versione normale, né IF né niente. Nello stesso pacchetto abbiamo un IF, attenzione, 81, l'IF più scarso del mondo, perfetto. Moutinho, Semedo che noi conosciamo bene, Rugani che mi potrà servire visto che io ho la rosa italiana, anche che sì. Ok, dai, inviamo tutto al club e proviamo con il secondo pacchetto. Altri 2.500 FIFA Points. Vediamo un po', luce abbastanza forte, la carta è normale, quindi non è niente. Di nuovo Benzema, no, questa volta difensore centrale, Varane del Real Madrid. Ok, siamo sempre lì, Benzema, Varane. Se mi esce un Cristiano Ronaldo io non mi lamento, Khedira, Pedro, De Rossi, Rudiger. Ok, Christensen anche, Bruno Perez, Quagliarella, il nostro Fabio Quagliarella della carriera. Va bene, mandiamo tutto al club, scartiamo questi giocatori, potrei anche venderli. Ma sì, dai, li metto nella lista dei trasferimenti e poi vedo io che cosa fare. Altro pacchetto da 2.500. Vediamo un po' se si esce qualcuno. Niente, altra carta normale, Italia, difensore centrale, Bonucci, saranno Barzagli, ma che. Niente, altra clip video registrata, però sinceramente con tutti questi FIFA Points speravo di beccare qualcuno di più forte. Abbiamo anche Otamendi, Roberto, Sergi Roberto, niente di che. Suarez, mi davi l'altro, cioè mi dai quello fake. Conti anche come esterno, io guardo soprattutto quelli della rosa italiana, Tonelli che ho doppione, proprio perché appunto sto cercando di costruire una squadra italiana, quindi se mi danno qualche giocatore che mi può servire è ben accetto, diciamo, all'interno della mia rosa. Andiamo, ne posso aprire altri 4 di questi pacchetti, dovrebbero essere quelli più grandi, quindi io direi di aprirli tutti e 4. Vediamo un po' se ci esce qualcuno di forte questa volta. Niente. Del Real Madrid, Navas, sempre Real Madrid. Ti prendono anche in giro, cioè ti fanno trovare tutti quelli del Real Madrid tranne ovviamente quello che tutti quanti stanno cercando. Abbiamo comunque De Vrij della Lazio nel pacchetto, Candreva, ok, Fellaini, Lukaku della Lazio, De Rossi doppio
campione. Ok, ancora Tonelli. Mamma mia, una persecuzione questo giocatore. Mandiamo tutto al club e poi i soliti li mando nella lista dei trasferimenti. Ne abbiamo altri tre. Prossimo pacchetto. Vediamo un po' se siamo fortunati questa volta. Niente, sempre carta normale. Difensore della Roma, Manolas. Ok, mi può assolutamente essere utile per la mia squadra, però ovviamente cerco di meglio. Rulli, João Mario, Sirigu anche per la porta. Ok, tra l'altro ancora Lukaku e ancora Conti, che li ho trovati prima, giusto per spezzare un po' questo filotto negativo che stiamo avendo. Apriamo un paio di pacchetti, questi qui da 600, giusto due o tre, così per riscaldarci, perché poi abbiamo solo altri due pacchetti e non vorrei giocarmeli tutti in una sola botta. Argentina, Messi di sicuro, e invece no, Icardi, va bene, dai, lo affiancherò a Quagliarella nella mia squadra. Anche Iago Falchi, ok. Ragazzi, i giocatori per una squadra italiana, per una rosa italiana, li stiamo trovando. Altro pacchetto da 600. Prima abbiamo trovato Icardi, questa volta neanche un giocatore decente, niente, Digne. Ok, che tristezza, basta. Non ha fatto neanche l'entrata trionfante come gli altri giocatori, mamma mia. Basta, ritorniamo su questi qua da 2500. Vediamo un po'. Ormai io sono disperato, ragazzi, perché io non ho mai trovato nulla. Un if, ok. Vediamo un po' del Cile. Ed è Mora, mamma mia. Cioè, neanche ad esultare. Non stiamo neanche ad esultare, niente. Abbiamo anche Sharawi della Roma. Attenzione, sempre giocatore che magari ci può essere utile per una mia rosa. E tantissimi doppioni, giocatori che ho trovato prima e che continuano ad uscire. Anche Quagliarella, tra l'altro, e basta. Ultimo pacchetto da 2500. Poi apriremo quelli piccoli sperando di trovare qualcosa. Vediamo un po'. Niente, nessun giocatore di fortissimo. Centrocampista centrale del Bayern Monaco, ed è Thiago Alcantara. 88, il giocatore più forte secondo me che ho trovato in questo pack opening. Però vedendo, ragazzi, tutto quello che si poteva trovare, siamo contenti. Sì, un 88, anche tantissimi altri giocatori che ci possono servire, Perin, Perotti. Però quando si comprano tutti questi FIFA points, il rimpianto resta. Abbiamo altri 8 pacchetti da aprire, questi qui da 600. Vediamo un po' se troviamo qualcuno di forte. Abbiamo altri 4700 FIFA points. Io direi di continuare così e di vedere se ci esce qualcuno. Del Brasile, attaccante del Liverpool, abbiamo Roberto Firmino, 83. Ok, prossimo pacchetto sempre da 600, questa volta neanche l'entrata. Parolo, 81, mamma mia. C'è chi trova Messi, c'è chi trova Ronaldo, io trovo Parolo. Prossimo pacchetto, un if, attenzione. Vediamo un po', speriamo che sia qualcuno di forte. Esterno sinistro, assolutamente no. Boanga, 78. Tutti gli if più scarsi li trovo io, tutti. Prossimo pacchetto sempre da 600. Li sto aprendo tutti quanti da 600. Questa volta niente. Dell'Olanda abbiamo Chilensen. Ok, prossimo pacchetto sempre da 600 ovviamente. Vediamo un po' se almeno ci capita qualcuno di forte. Difensore centrale del Milan, niente. Musacchio, 83, ok. Mi può essere utile per la mia squadra, però niente di che. Altri tre pacchetti. Poi non so se concludere qui il video, se magari continuare ad aprire altri pacchetti, non lo so. Della Spagna, attaccante del Chelsea, abbiamo Morata, 84 di valutazione. Ragazzi, i giocatori più o meno forti, tra virgolette, li stiamo trovando. Morata, Thiago Alcantara. Però non possiamo accontentarci di questi giocatori qui quando c'è la squadra dell'anno, ci sono gli if, i veri if, non quelli che ho trovato io, come Suarez. Prossimo pacchetto comunque. Altro giocatore normale, centrocampista centrale dell'Atletico Madrid, abbiamo Koke, 84. Ultimo pacchetto da 600. Ok, vediamo un po' se siamo fortunati nell'ultimo tentativo. FIFA, te lo chiedo per pietà, per favore, niente. Non troviamo assolutamente nulla. Toprak del Borussia Dortmund. Ogni volta io mi riprometto che è l'ultima in cui apro i pacchetti, però niente. Ogni anno siamo sempre qua a spacchettare. Non i miliardi come magari fanno le altre persone, però magari almeno un tentativo lo faccio. Apriamo un pacchetto da 350. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcuno di forte in questi pacchetti. Magari quelli piccoli sono quelli belli e invece no. Abbiamo del Porto Brahimi, 82. Tra l'altro
l'altro avevo un pacchetto da aprire, non me ne sono neanche accorto. Vediamo un po' se magari nel pacchetto che avevo siamo fortunati. L'avevo disponibile fin dall'inizio, però infatti forse era meglio non aprirlo. Antonio e Magnanelli, mamma mia, anche Berami. Ok, confermo, era meglio non aprirlo proprio. Questa qui, ragazzi, è la mia rosa di partenza, ovvero la squadra che avevo prima di aprire tutti quanti i pacchetti che avete visto poco fa. È una squadra che tutto sommato gira bene, non c'è nessun giocatore fortissimo, a parte magari Koulibaly Insigne, però tutti quanti gli altri sono giocatori che possono tranquillamente comprare. E questa qui è la mia squadra in panchina, con tutte quante le riserve. Noi ovviamente abbiamo trovato tantissimi giocatori che potranno esserci utili. Di sicuro non i tre if che venderò, perché non ci servono a niente. Però giocatori magari come Thiago Alcantara, Benzema, Barzagli sicuramente lo metterò in rosa, anche Khedira, magari Rugani che ho trovato e che è nell'altra pagina. Fatemi sapere magari se mi consigliate di vendere questi giocatori qui per poi comprare un solo giocatore forte, un if oppure un'altra carta speciale su cui farci una serie. Su Foot ancora non ho portato niente, quindi magari questa qui potrebbe essere l'occasione giusta per portare qualcosa. In base ai giocatori che abbiamo, consigliatemi voi qualcosa da fare nei commenti. Secondo me, se vendiamo tutti quanti questi giocatori, forse 200.000 crediti li facciamo? Non lo so, i prezzi non li so. Vado un po' ad occhio, vado un po' istinto, però secondo me almeno 200.000 crediti li possiamo fare. Con 200.000 crediti magari ci prendiamo un if della serie A, come, non so, Insigne, Immobile. Non so se Insigne l'hanno fatto if, io proprio nel mondo di Foot sono estraneo. Però magari possiamo prendere una carta if su cui appunto farci una serie e portarla magari avanti in questi giorni. Fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video. Mi raccomando, arriviamo a 5.000 mi piace se volete magari qualche altro video su Foot. Noi ci vediamo con un prossimo episodio. Bella!